lo impedisce. Chi ha provato a mettergli le mani addosso, come Paolo Fraiese ai mondiali di calcio in Francia, è stato chiamato a risponderne in tribunale. Chiedo scusa. È chiaro però che idealmente siamo tutti dalla parte di Fraiese, non per cattiveria, rispettiamo i casi umani. Su suolo pubblico tutti hanno il diritto di camminare e fare smorfie, ma chi sta a casa e accende la televisione per sapere quel che succede nel mondo ha anche il diritto di non vedere pagliacciate. Non c'è nulla da aggiungere. Parliamo invece dei videopoker che stavano per fare un'altra vittima, e non per modo di dire. Ha 40 anni e ha perso il lavoro, faceva l'operaio, adesso è in cura per depressione e dipendenza dal gioco d'azzardo, ancora il videopoker. Il vizio l'aveva spinto sull'orlo del suicidio. Pochi giorni fa ha tentato di togliersi la vita con il tubo di scappamento della sua macchina. Decine di milioni buttati tra stipendi e debiti contratti con gli amici, tutti i risparmi prosciugati. Aveva deciso di farla finita, alla fine un ripensamento, e i carabinieri, che chiamati da un familiare, sono intervenuti e lo hanno convinto che poteva liberarsi da quell'ossessione. Alla fine la sua testimonianza è diventata l'inizio di una nuova inchiesta. Lui, ultima vittima dei videopoker, ha chiesto che la sua identità non venga rivelata. Sta cercando di dimenticare la vita di questi ultimi anni. Il vagabondare da un locale all'altro mentre la moglie lavorava per mantenere la famiglia. Un racconto drammatico durato molte ore e dal quale è scattata l'operazione dei carabinieri. Sono almeno un centinaio le macchinette già poste sotto sequestro nel Rodigino, ma anche nelle province di Modena e Ferrara. Il difficile tentativo dell'ex operaio di liberarsi per sempre dalla sua ossessione non è un caso isolato. Sempre a Rovigo, meno di un mese fa, per la febbre del gioco una donna aveva tentato di rapinare un ufficio postale. Pochi giorni dopo era stato arrestato un ragazzo, accusato di maltrattare i familiari che non gli davano denaro per i videopoker. Paura oggi per i passeggeri, paura ma niente di più, per i passeggeri di un treno Milano-Bruxelles, perché alcuni vagoni del convoglio sono deragliati oggi pomeriggio verso le 18.15, quindi due ore fa, a Meerwaard, nei pressi di Saint-Hubert, a un centinaio di chilometri a sud di Bruxelles, nella regione delle Ardenne. Secondo l'agenzia belga non ci sarebbero feriti tra i passeggeri. Il convoglio, composto da una locomotiva da nove vagoni, ostruisce ancora in questo momento la linea ferroviaria nelle due direzioni, bloccando la circolazione e praticamente